E non è soltanto un racconto di buone opere. Oggi noi qui e un po' tutti stiamo creando valore, è un valore che dobbiamo tenerci stretto, è un valore che, diciamo, in questi giorni della logica del se salvi chi può, dobbiamo sempre di più considerare come un qualcosa che condiziona la vita nostra di tutti i giorni, perché con questi valori la logica può essere quella, se vogliamo, possiamo salvarci tutti. Grazie davvero. Io sono Alessandro Bavassano, sono segretario di Masci Liguria, che è il livello regionale del Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, che raccoglie in tutta Italia donne e uomini che cercano di declinare in una dimensione adulta i valori e le ricchezze propri del metodo educativo dello scautismo. Vogliamo infatti dare continuità nell'impegno in famiglia, nel lavoro, nelle professioni, alla missione educativa già sperimentata nello scautismo giovanile. Proponiamo infatti un cammino educativo a gruppi di adulti, non necessariamente tutti con un passato scout in gioventù, che si fonda sull'approfondimento e la testimonianza di scelte e di stili di vita legati a valori di partecipazione, di giustizia, di solidarietà, di rispetto per l'ambiente, di spiritualità e sviluppo integrale dell'uomo. Crediamo che ai giovani, specialmente oggi, serva la testimonianza di adulti responsabili e consapevoli, che in una dimensione di attenzione e di ascolto continuino il proprio cammino educativo nella società e nella Chiesa. Le nostre attività e proposte si articolano anche in progetti e servizi di volontariato, promossi e o svolti direttamente dai nostri associati. La raccolta dei tappi in plastica è uno dei progetti portati avanti dal MASCI in varie regioni italiane e si articola con modalità e destinazioni diverse nei vari territori. Alcune realtà regionali, come il vicino Piemonte, hanno le forze per essere coinvolte operativamente sia nella promozione che nella raccolta. Altre invece sono attive prevalentemente nella divulgazione e nella promozione del progetto. MASCI Liguria, grazie al prezioso lavoro di analisi e di raccordo svolto dai responsabili del Centro di Educazione ai Consumi della Coop, oggi può aderire a questo progetto che ha sicuramente una valenza valoriale che va oltre il risultato economico che si potrà ottenere per la realizzazione di pozzi di acqua potabile in Tanzania. Con il Centro per la Modalità di Livorno si è scelto infatti di investire su un bene comune, quale l'acqua, sempre più esasperata frontiera per i paesi poveri e impegno di responsabile gestione e utilizzo per quelli ricchi. Inoltre, l'educazione alla raccolta differenziata, l'educazione a non sprecare risorse, l'educazione a pensare anche agli altri, i più bisognosi e più lontani, la cooperazione tra associazioni ed enti di provenienza e cultura diversa, la collaborazione tra aziende pubbliche, AMIUC e altre, e l'iniziativa privata sono ricadute che indirettamente possono scaturire da questo progetto e dalla raccolta dei tappi e sicuramente saranno percepite dalle persone cui proporremo la nostra iniziativa. MASCI Liguria collaborerà con le sue articolazioni territoriali insieme a Coop Liguria alla promozione del progetto tra i suoi aderenti, le altre realtà associative, in particolare quelle giovanili e il mondo della scuola. La speranza è che questo progetto possa consolidarsi ed espandersi e in particolare farsi conoscere ai tanti che già oggi, in silenzio e in autonomia, raccolgono i tappi, incontrando difficoltà di raccolta, di stoccaggio, di trasporto. Tutti insieme potremo farcela e meglio. Grazie.